siamo occupati non di un restauro ancora, perché il restauro non è ancora stato fatto, ma di uno studio propedeutico al restauro. Ci siamo inseriti all'interno di un gruppo di lavoro piuttosto forte per riuscire a comprendere quali sono le problematiche generali, non soltanto di questi dipinti, che sono sicuramente meravigliosi e sono quelli che naturalmente attraggono maggiormente la nostra attenzione, ma più in generale di tutto l'edificio. Ovviamente non è il nostro compito impostare consolidamenti strutturali che invece sono ovviamente competenze di altre professionalità, ma abbiamo cercato di comprendere nel modo più ampio possibile le varie tipologie di problematiche. Appunto, siamo stati ad esempio ad osservare l'esterno, dove abbiamo trovato tantissime tracce di intonaci dipinti antichi. I documenti non restituivano questa ricchezza, ma noi abbiamo trovato chiaramente queste tracce. I documenti dicono che l'aula era spoglia, ma noi abbiamo trovato in esterno, se avete voglia di fare un giro velocissimo, vedrete qua e là tutta una serie di brani, di dipinti che sono particolarmente interessanti, anche un po' per smentire i documenti storici che invece dicevano il contrario. Questi elementi sono particolarmente importanti perché per progettare l'esterno, ovviamente, viste queste esistenze, non si andrà ad intonacare tutto e facendo una chiesa all'esterno nuova che potrebbe anche sembrare più bella, ma che in realtà fornirebbe dei dati completamente sbagliati. Questa chiesa è stata trasformata ampiamente nei secoli, molto nell'Ottocento, quando probabilmente sono state abbattute le navate laterali, quindi noi leggiamo ancora gli archi di accesso attraverso le crepe che avete visto nell'aula. Quindi diciamo una situazione complessa, abbiamo analizzato questo esterno in questo senso, abbiamo osservato le terracotte che sembrano avere delle tracce di policromia, cosa che poi sarà particolarmente interessante ed importante verificare meglio durante il restauro. Ci siamo permesse di sforacchiare l'aula con tutti quei buchi che vedete, non è perché ci piacciono particolarmente i formaggi con i buchi, ma la cosa in quel caso in particolare che ci interessava capire era se sotto gli intonaci, che sono ottocenteschi, ci fossero delle preesistenze. Questo era molto importante capirlo preventivamente, perché questa struttura, come vedete, ha bisogno di un consolidamento strutturale piuttosto importante. È necessario rivedere completamente le coperture perché tende a entrare l'acqua dentro, è necessario creare un vestaio di areazione per togliere questa umidità che immagino abbiate percepito tutti perfettamente, lo stiate percependo con una certa, vedo la dottoressa Massetti, particolarmente più visibile giustamente.